anche nelle comunità cristiane ci sono questi arrampicatori, no? Che cercano il suo e conscientemente o inconscientemente fanno finta di entrare, ma sono ladri e briganti. Perché? Perché rubano la gloria a Gesù, vogliono la propria gloria. E quello è che Gesù diceva ai farisei: voi ci date gloria uno all'altro, una religione un po' dei negozi, ma io ti do la gloria a te, tu mi dai la gloria a me, ma questi non sono entrati dalla porta vera. La porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Ma qualcuno di voi dirà: padre, lei è fondamentalista? No, semplicemente, questo l'ha detto Gesù: io sono la porta, io sono il cammino per darci la vita. Semplicemente, è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna, non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore. Ma sempre noi abbiamo quello che è stato l'origine del peccato originale, no? La voglia di avere la chiave di interpretazione di tutto, la chiave di il potere di fare la nostra strada, qualsiasi sia, di trovare la nostra porta, qualsiasi sia. E questa è la tentazione di cercare altre porte o altre finestre per entrare nel regno di Dio. Soltanto si entra da quella porta che si chiama Gesù. Soltanto si entra di quella porta che ci porta a una strada, che è la strada che si chiama Gesù, e ci porta alla vita che si chiama Gesù. Tutti coloro che fanno un'altra cosa, lo dice il Signore, che salgano per entrare dalla finestra, sono ladri e briganti. È semplice il Signore, non parla difficile. Lui è semplice. Dalle volte è chiusa, noi siamo tristi, abbiamo desolazione, abbiamo problemi, ma bussare, bussare a quella porta. Non andare a cercare altre porte che sembrano più facili, più confortabili, più alla mano. Sempre quella, Gesù. E Gesù non delude mai, Gesù non inganna, Gesù non è un ladro, non è un brigante. Ha dato la sua vita per me. Ciascuno di noi deve dire questo. E tu che hai dato la vita per me, per favore apri, perché io posso entrare.